Messa a punto del motore. In questi ultimi periodi, sinceramente, mi sono un po', diciamo, fossilizzato su per capire che cosa effettivamente ha cambiato il Gympen, perché la gente sempre di più, fortunatamente devo anche dire, si sente bene, si trova bene, trova degli ottimi risultati rispetto anche a prodotti chimici che sta prendendo per varie situazioni patologiche. Abbiamo menzionato prima l'antinfiammatorio, quindi possiamo dire che il Gympen va a sistemare, va a curare quelle che sono le situazioni di infiammatorie a livello di artrosi o artriti, per dire. Ovviamente non cura totalmente quella che è la patologia, la tiene lì, ferma, latente, la blocca, ovviamente anche Purtroppo sono patologie che non scompaiono comunque, però sfiderei qualsiasi prodotto c'è alla una fase, fine. tipo non so, come l'artrite reumatoide, c'è la fase attiva e la fase di silente, Esatto. quindi se riusciamo a rimanere in quella fase silente dove nulla si muove e i sintomi non si La qualità della sentono, vita è migliore. Sì. Ma certo. questo è il risultato, infatti, che si stanno Senza effetti ottenendo. iatrogeni farmacologici, perché purtroppo i farmaci che vengono utilizzati per combattere queste importanti patologie sono fortemente iatrogeni, cioè fanno dei danni per far del bene, fanno anche del male, non guardano in faccia nessuno, svolgono la loro azione. Cito il cortisone o gli immunosoppressori che vengono utilizzati nei protocolli per combattere e contrastare l'artrite reumatoide e anche un'altra patologia che abbiamo visto dove abbiamo avuto delle alterne interne risultanze, è una patologia che sta prendendo molto piede ultimamente, che è la fibromialgia, che è una Rendono malattia qualità della talmente vita nuova pessima delle che è di persone. difficile diagnosticare. Non esistono esami che dicono tu sei affetto da fibromialgia, ma un insieme, un pool di sintomi, fra cui sintomi nervosi, sintomi dolorosi, no? I vari punti, no? Che medici, neurologi la classificano come patologia. E anche in questo caso abbiamo avuto dei risultati molto interessanti e validi, tant'è vero che chi ha avuto questi benefici lo sta continuando ad assumerlo, ben felice di farlo. Tanto più che sono centinaia, no? Le mail di testimonianze che voi ricevete ogni settimana, ne abbiamo portato anche qualcuno qua in studio. Molto spesso qualcuno si vergogna a comparire davanti a una televisione perché comunque sono magari persone normali o magari con qualche Ci patologia mancherebbe, certo. invalidante, quindi capiamo magari la poca disponibilità a comparire davanti a una telecamera e a un pubblico che segue da casa. Allora, la novità di oggi si riferisce ad una questione che abbiamo più volte già menzionato in trasmissione, ovvero che le testimonianze sono importantissime, i risultati, i benefici che si hanno sulle persone sono la prima cosa, ma come sempre voi volete una base scientifica, no? Non vi Esatto. Sì. accontentate, uno potrebbe dire sì, potrebbe essere l'effetto placebo, potrebbe essere questo o quell'altro, ma in realtà tutto quello che noi abbiamo detto fino ad oggi, dimostrato anche dalle testimonianze e da esami clinici che Esatto. dimostrano, non so, l'abbassamento del colesterolo, dei trigliceridi. Ma anche l'abbassamento di importanti valori biomorali come la proteina C reattiva, che è un indice di infiammazione. Quasi sempre un indice di insorgenza di malattie autoimmune, quali sono le patologie che abbiamo citato poc'anzi, e io con i miei occhi ho visto delle ottime miglioramenti con l'assunzione del Gympen. Anzi, mi hanno talmente strabiliato e infervorato a fare ulteriori ricerche, tanto è vero che io appunto, come stava dicendo, ho stimolato Amarino e l'Ambra Farm a fare delle ulteriori e più approfondite ricerche e abbiamo trovato come Quindi vi CCD. siete appoggiati finalmente, una parte della ricerca vi è stata consegnata, vi siete appoggiati all'Università Cattolica di Piacenza, a questo biochimico molto conosciuto ed esperto che si Lucini, chiama professor il Lucini, professor Lucini, Luigi, sì. ed è risultato che questa pianta coltivata da voi, cresciuta in quel di Leno, ha 92 principi attivi in quantità terapeutiche. Cioè, è un Sì, risultato davvero strabiliante. E tra queste ci potenzialmente sono terapeutiche. polifenoli, Sì. lignani, flavonoidi, fitosteroli, saponine ed acidi Idrossicinamici. idrossicinamici. Sì.
un po' difficile come parola, io questi acidi non li conoscevo e no, ma sono conosciutissimi. Io personalmente gli acidi, adesso li ho presi anch'io tramite questi studi. Sono il più conosciuto di questi acidi, come si chiama? L'acido ferulico, che è usato tantissimo anche in dermocosmesi, oltre che un acido con tantissime proprietà. E gli acidi cinamici hanno notevoli, sono in grado di abbassare le LDL, quelle famose, gli antociani, non li hai messi? Ma magari partiamo dall'inizio, adesso... No, non hai messo la mia slide sugli gli acidi idrossicinamici. No, ma infatti era solo una mia battuta personale, perché mi piacerebbe capire proprio come questi principi attivi vanno a migliorare l'aspetto clinico della patologia in questione. Noi ne abbiamo trattate diverse, no? Dall'artrite reumatoide all'artrite, al problema di colesterolo, trigliceridi. Certo. Ne abbiamo affrontate diverse. Perché capire come per ogni patologia vanno a lavorare. Come potenzialmente. Potenzialmente, perché sì. Abbiamo visto, le testimonianze sono singole. Non abbiamo, e sarà nostro impegno futuro, invece fare una programmazione più a largo spettro, nel senso di avere più rilevanze, perché la famosa frase, una rondine non fa primavera, però questi principi attivi che sono conosciuti, presenti nel ginpen, sono già conosciuti dalla fitoterapia, dalla farmacognosia fitoterapica. Ma qui sono in quantità molto elevate, è questa la differenza? Certo, abbiamo preso in considerazione quelli che hanno potenzialmente la possibilità di avere una valenza terapeutica, mi sono spiegato, e quindi dobbiamo verificarlo in maniera più allargata e stereotipabile, riproducibile, così anche quando parlo al potenziale fruitore, quando parlo al potenziale prescrittore, al potenziale medico, al potenziale specialista che vuole prendere in considerazione questo prodotto naturale per proporlo ai propri pazienti, e deve avere delle certezze, deve avere delle, non delle testimonianze. Molti si chiederanno, a parte che chi ci ha seguito lo sa già, come viene assunto questo ginpen, cioè sono capsule. Allora, voi siete sempre, avete questo meraviglioso vivaio dove coltivate tantissime specie diverse di piante e dove siete riusciti a far crescere anche il ginpen. Tra l'altro, la coltivazione che noi siamo abituati a vedere, quella sul tappeto meraviglioso dove si vede suo papà a raccogliere la pianta, ce n'è un'altra sperimentale, no? Perché voi siete comunque sempre alla ricerca. Perché noi in realtà la pianta è sempre stata coltivata in un ambiente al suolo, quindi questa lavorando fa cuscino, vengono fatti più sfalci durante l'anno perché il periodo di attività lavorativa, vegetativa è prettamente primavera e estate. In questo caso abbiamo voluto fare una prova diversa e sembra sia riuscita molto più che bene, soddisfacente per quanto riguarda lo sviluppo, in questo caso verticale. In questo modo già la pianta di per sé è ricca di ciri vitici, quindi ipotizziamo, per far capire, la vite. Questa tendenzialmente si arrampica o comunque si attacca, per intenderci. Quello che noi vediamo adesso non è nient'altro che la pianta, gli si dà un tutore, questa automaticamente va ad arrampicarsi. In questo caso cosa abbiamo ottenuto? Innanzitutto una pulizia totale da quella che è una futura da quella che è un futuro sfalcio. Quindi in questo caso non si vanno ad eventuali, essendo più elevata c'è meno, chiamiamolo per intenderci, sporco che normalmente si va a trovare in qualsiasi sfalcio di qualsiasi pianta, ovviamente, perché si sta parlando comunque di suolo. Poi ovviamente vengono fatte tutte le lavorazioni del caso. In questo caso la pianta, essendo in una coltivazione verticale, si ottiene un risultato migliore, la pianta prende più luce, quindi è più succosa per intenderci, più ricca sicuramente di principi attivi, e questa è una prova che poi, se ci sarà opportunità, le racconterò meglio, dove avrà bisogno successivamente di meno lavorazioni. Quindi praticamente è, come tra virgolette dire, ancora più biologica, per intenderci, oltretutto. Quindi questa è una prova e sembra sia riuscita molto molto bene. Ecco, allora, lo ricordiamo, questa pianta non si assume così a casa prendendo le foglioline,
ma viene lavorata da voi e si assume con delle capsule in dosaggi che vengono stabiliti o dal farmacista, qualora loro hanno fatto una cosa molto bella, che inizialmente mi sembrava una cosa forse molto, oserei dire anche grossolana, mentre invece con le analisi che sono state evidenziate dal cromatografo ad alta potenza che è dotato, di cui è dotata l'Università Sacro Cuore, il fito complesso, nella maniera in cui loro producono il prodotto finale, rimane integro, e questa è una grandissima prerogativa che rimane attaccata alla pianta, perché anzi io sono convinto, lo andremo a verificare con studi clinici, perché è una mia intenzione, sto spingendo con Marino per investire in questo senso, perché i principi attivi del fito complesso non presenti in maniera preponderante come i principi attivi considerati con valenza terapeutica, sinergizzano l'azione anche dei principi attivi invece con valenza terapeutica. Quindi viene presa la pianta essiccata, disinfestata, poi e tagliuzzata, perché deve essere messa in capsule, e un'azienda specialista, un terzista molto bravo, l'incapsula in 400 mg, dove c'è 400 mg, ma non di principi attivi, di ginpeng. Adesso con gli studi che noi siamo riusciti a avere, che abbiamo in mano, sappiamo anche verosimilmente quanti policosanoli, quanti i metaboliti in che percentuale tendenzialmente sono presenti, e quindi anche trarre delle nostre conclusioni, noi addetti ai lavori, non sicuramente il fruitore finale. Il fruitore finale gode dei benefici che questi principi attivi gli stanno offrendo e che li portano verso a una migliore qualità di vita. Ecco, vediamo se la regia riesce a rimandarci la slide per ricordare insieme quali sono le patologie nel complesso che a livello terapeutico, eccolo qua, ce l'hanno già tolta, eccola, ce l'ha, ginpeng, l'albero della vita. Un po' perché è stato definito così in Giappone, no? Loro la usano da tantissimi anni, secoli, per curarsi semplicemente con la pianta. È da lì che è nato il nostro interesse, effettivamente persone che ci hanno dato l'attenzione a questa singolarità di questa pianta, ovviamente parliamo di anni fa, ed è lì che mio padre si è incupito per cercare di capire, approfondire quello che è l'interesse, cercando di poi farlo conoscere. Ed è quello che attualmente personalmente, insieme anche alla consulenza del dottor Schiavo, sempre più stiamo approfondendo. Perché una cosa giustissima che ha detto un attimo fa il dottor Schiavo, effettivamente che la pianta, abbiamo riscontrato da queste analisi appena fatte dall'Università di Piacenza, che si è riscontrato una presenza molto alta di metaboliti, quindi queste molecole che determinano un discorso fisiologico, quindi una tra virgolette possibilità di curare, mettiamolo in questi termini, certi stati patologici delle persone. Ma in realtà, oltre che essere presenti diverse tipologie di metaboliti, polifenoli, fitosteroli, lignani piuttosto che saponine molto interessanti, e ovviamente la quantità che è presente all'interno del ginpeng, ma è terapeutica. Ma soprattutto, come diceva il dottore un attimo fa, è la sinergia di questi il fito complesso. Quindi la chiave di lettura, quello che lo differenzia un po' tutte le piante, ovviamente, sono tutte, esatto, hanno dentro questi prodotti. Vediamo, parliamoci che non è una prerogativa del ginpeng. Se facessimo una cromatografia ad alta potenza anche di un'altra pianta, ma sicuramente non abbiamo principi attivi con valenze terapeutiche come ci sono nel ginpeng. Sicuramente, perché infatti la storia ci dice che chi mangiava, i contadini che mangiavano la ginnostena andando a lavorare, no, stavano meglio perché i principi attivi di questa pianta è dotata e si sta arricchendo, ma anche cambiando terra, cambiando regione, cambiando clima, migliorano e si adattano molto bene al nostro sistema corpo. Perché anche, infatti, ho scritto un articolo, ho detto, secondo me è la pianta che dovranno prenderlo tutti, anche chi sta bene. Anche perché adesso spiegheremo il motivo, perché parliamo anche di prevenzione. Esatto. A livello di radicali liberi. Certo.
E soprattutto anche a livello delle cellule, certo, che sono un pochino la fonte della nostra salute. Certo. Queste sono le capsule, infatti la regia ce le sta facendo vedere. Allora, io direi di passare in rassegna, tanto per far capire bene ai nostri telespettatori, i vari principi attivi terapeutici. Allora, spieghiamo un attimino che cosa sono i polifenoli. I polifenoli sono sostanze conosciutissime della fitoterapia moderna, perché sono degli antiossidanti. Infatti il professor Lucini, alla prima telefonata che io ebbi con lui, mi dice: hai in mano una bomba, perché è ricchissima di anche i sottometaboliti fanno parte, sono tutti antiossidanti, e più presenti, noi le abbiamo chiesto, fammi un'estrapolazione, è riuscito anche a farmi questo tipo di lavoro particolare, sono gli antocianidi che tutti conosciamo, non per esempio il ginseng, gli antocianidi del mirtillo, e tutti sanno cosa può fare il mirtillo, proprietà vascolari, protettive della circolazione, protettive del campo visivo, ma gli antocianidi sono anche, gli ultimi studi hanno evidenziato che sono anche potenzialmente degli antinfiammatori, perché inibiscono determinate sintesi di particolari proteine molto proinfiammatorie, che adesso sono anche trattate da farmaci presenti nella medicina ufficiale, che combattono queste ciclogenasi, che sono le nuove fonti di infiammazione, non sono più le prostaglandine. Allora, ci sono stati diversi studi epidemiologici, quindi stiamo parlando di campo oncologico, anche, che hanno mostrato un'associazione inversa tra il rischio di insorgenza di malattie croniche, certo, e una dieta ricca in polifenoli. Certo. Quindi, allora, anzi, mi ha mandato, perché lui è un chimico, il professor Lucini, ha detto: ma dammi quello. E mi ha dato un bellissimo articolo che io non ho portato e non ti ho neanche fatto leggere, che fra l'altro mi ha costato molta fatica perché era in inglese, io mastico molto male l'inglese, dove questo studio non aveva evidenziato che determinati personaggi, erano circa parecchi, più di 200 persone, si sono sottoposti a una dieta, oserei dire, non dico forzata, ma arricchita. No? Quindi ci sta di sostanze ricche di polifenoli, hanno ottenuto un ottimo risultato, cioè prevenzione contro tutte, innanzitutto, le malattie cardiovascolari, che è la prima causa di morte ancora, prima ancora dei tumori, e poi anche il miglioramento del loro sistema immunitario, si sono ammalati meno, hanno, ecco perché in tutto il mondo farmaceutico, anzi fitoterapico, sono considerati proprio il fiore all'occhiello dei principi attivi presenti in fitoterapia. Le ripeto, i polifenoli sono ricchissimi, sono molto 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 presenti in vari metaboliti in questa pianta. Quindi io leggo che tra gli effetti dei polifenoli abbiamo la diminuzione dell'insorgenza di malattie coronariche. Certo. Perché è un inibitore dell'ossidazione delle LDL. Bravissima, il famoso colesterolo cattivo. Per non addetti ai lavori. Quel colesterolo sono lipoproteine insolubili che si attaccano proprio a modi sanguisughe sui nostri vasi sanguigni importanti, aorta, coronarie, e quindi creano le famose placche ateromasiche, e che queste incrostazioni, chiamiamole, che possono dar luogo a intasamenti del flusso del torrente circolatorio, famoso ictus, famoso infarto, certo, del miocardio, sono le patologie che possono insorgere. Se io prendo, mi posso, come si dice, alimentare o integrare con sostanze naturali che contengono queste sostanze che evitano, no, l'insorgenza o abbassano queste lipoproteine insolubili, e io ho dei vantaggi enormi, sicuramente prolungo di più la mia. Quindi si ha un abbassamento dell'LDL, certo, un aumento dell'HDL, che è quello buono. Certo, e ma quindi è un concetto questo fisico. Va a sottolineare, a rafforzare la testimonianza, comunque, certo, i casi
che lei ci ha portato di quei pazienti che poco dopo, a distanza di 15-20 giorni, facendo un esame ematico, migliorano. Stato un netto calo decisamente, dei trigliceridi e dei Io parlo di gente disalimentata e gente che comunque non ha una dislipidemia, per dislipidemia intendo una malattia lipidica, quindi ipercolesterolemica genetica. Perché ci sono stati anche dei casi, Marino lo sa perché poi mi ha fatto rispondere a me, che ha preso entusiasta di queste nostre parole, di questa vostra trasmissione, l'ho provato, non ha avuto benefici, però non ha preso, il Gimpen puro. Io, perché ne abbiamo parlato in uno delle nostre appuntamenti del ginseng, del Gimpen associato al riso rosso fermentato, a quella famosa sostanza. Perché in coloro che, che lo fabbricano, che stanno a dieta, magari si rovinano la vita perché non stanno a dieta ferrea, fanno la prova del colesterolo, perché il loro sistema lo producono. Questi sono, e quelli sono soggetti, sono costretti in teoria a prendere statine con tutti gli effetti collaterali che purtroppo questi grandi farmaci, li ripeto, uno dei motivi per cui la vita umana si è alzata e si sta aumentando il livello è dovuto alle statine, quindi non andiamo a ucciderle. Però ci sono dei soggetti, no, che le tollerano male, oppure ci sono delle possibilità importanti come queste piante che quantomeno possono sostituirle in maniera naturale senza gli effetti collaterali, come si dice, ma neanche fare dei cicli, non si prende niente a vita. Devo prendere statine perché sono affetto di questa patologia, li prendo per 2 mesi e un mese prendo una pianta come questa che sicuramente non avrà la potenza farmacologica di una statina come quelle le ultime che sono uscite, una rosuvastatina rispetto alla simvastatina, ma mi aiuta, mi solleva e non mi sovraccarica. Abbassa il colesterolo del 20 o 30%. Quindi stiamo parlando di un risultato ottimale per chi lotta contro questa patologia. Decisamente. Sta anche attento con l'alimentazione. No, ma in quei soggetti, cito il mio caso, guardi, proprio posso parlare, io ho fatto in primavera faccio un check-up e, che è fortunatamente è andato bene, però ho 2,20 di colesterolo. Va benissimo questo. Non devo che io prenda la statina, il 2,20. Il motivo del 2,20 lo conosco benissimo, come lo conosciamo tutti. Veniamo da un inverno e quindi l'alimentazione non è curatissima, mangiamo tendenzialmente più grassi e sono leggermente goloso e quindi sicuramente ho gravato, no? Però ecco, è una patologia curabile con un prodotto naturale, un'alterazione, non è una patologia la mia, è un'alterazione fisiologica, metabolica, curabile tranquillamente. E questo che la gente deve capire. Il caso che ho citato prima, a cui ho risposto, innanzitutto gli ho spiegato, mettiti tranquillo, che sicuramente sei un fabbricatore di colesterolo. Però lì, se deve usare, e non può prendere statine per altri suoi motivi, deve usare il Gimpen, a cui è stato associato i 10 mg di monacolina, che monacolina K, a 200 mg di riso rosso fermentato. In 200 mg è stato dimostrato che c'è un contenuto di 10 mg in monacolina, che è la sostanza che ha un'azione simile all'enzima che produce, alla statina, scusi. Quindi, ritornando ai polifenoli, abbiamo detto che hanno la diminuzione dell'insorgenza di malattie coronariche, ma hanno anche una protezione e riduzione del numero di cellule tumorali e della loro crescita. No, proprio studi clinici, dico una parola molto difficile da dire, ma però che ne avrete già sentito, hanno evidenziato degli studi che inibiscono l'angiogenesi. Cos'è l'angiogenesi di una cellula? Una cellula è un essere che si riproduce, l'angiogenesi è la sua nascita. No. Le cellule tumorali sono uguali alle cellule, sono diverse perché sono neoplastiche e sono impazzite, però sono uguali. L'assunzione di polifenoli, l'angiogenesi delle cellule neoplastiche viene ridotta, è una bella importanza.
non è che guarisca i tumori, per carità. No, però se pensiamo che, dobbiamo essere sinceri, tutti noi ogni giorno produciamo cellule tumorali. Certo. E quindi il nostro corpo è in grado da solo, se in equilibrio, certo, di eliminarle e di fare quella cosiddetta apoptosi, no? Brava, bravissima. La mangiano. Ecco, ce ne mangiamo le nostre cellule tumorali. Esatto. Però quando ci troviamo in uno stato magari di stress, infiammazione generale, magari prendo farmaci, magari uso chemioterapia. Magari vivo a Brescia. Oppure ci troviamo in zone un pochino inquinate. Diciamo che se aiutiamo il nostro corpo a ritrovare questo equilibrio, giusto, cioè magari prendo per esempio il Gympant per il colesterolo, però al contempo ho quella sorta di prevenzione in cui vado a lavorare solo su quell'organo. Sono d'accordissimo. Ma infatti il vantaggio del Gympant... Cioè questo che mi piace molto di questa pianta, no? La cosa fantastica, dice bene, il bello del Gympant cos'è? Oltre ad essere ricchissimo di molecole, metaboliche, Terapeutica, ma con un solo prodotto, in questo caso con una sola erba, noi abbiamo la possibilità di patologicamente intervenire sotto vari aspetti patologici. Cose. Spesso troviamo dei prodotti, pertanto siano integratori alimentari, che sono ricchi anche di erbe, di tante erbe, quindi dei 3, 5, 10 erbe, perché prima o poi qualcuno farà qualcosa. Che dosaggio però ci sono? Oltre ai dosaggi c'è la varietà. Esatto, ci sono le varietà da prendere. In questo caso erbali, invece una sola erba. Andiamo ad intervenire su vari aspetti patologici. Non stiamo vendendo miracoli, ci mancherebbe altro. No, però cioè, se io penso che molte con un solo integratore, no? Perché alla fine si tratta di quello. Certo. Magari ho problemi alla spalla, un po' di colesterolo alto, non dormo bene. Digerisco male, ho la pressione alta. Alla fine riesco a... Ho l'indice glicemico del sangue. Che... Perché in Indonesia, la pianta madre... ha tantissimi studi clinici sulla regolazione del metabolismo pancreatico e anche lui, e anche il Gympant è rimasto attaccato proprio per la presenza di, per esempio, i flavonoidi sono presenti, che sono poi polifenoli presenti, è un metabolita di... ha questa proprietà di regolare l'indice glicemico e quindi molti soggetti che dopo i 50 anni per ragioni genetiche o per una disalimentazione o per uno stile di vita vanno ad avere l'attività pancreatica leggermente danneggiata e quindi vanno incontro a quella patologia che viene chiamata diabete di tipo 2, che non è sicuramente il diabete mellito, dove occorre ben altro per combatterlo, il Gympant va benissimo. Infatti anche quella famosa azione di inibizione dell'assorbimento di glucosio nell'intestino. Certo. Quindi al contempo si ha un'azione diciamo insulinica positiva. Esatto. Ma poi soprattutto, ed è per questo vorrei citare un'altra proprietà importante in questi polifenoli, molti hanno un'azione antiaggregante piastrenica, ci fanno una testa, anzi io stesso ai miei clienti faccio una testa quadra, ma i medici ormai lo fanno a tutti, di prendere la cardiospirina, di prendere sostanze, antiaggregante. Dice che dopo 50 anni tutti uomini e donne lo devono prendere. Ecco, ed è per questo... ce l'hanno, qui non c'è più bisogno di cardiospirina. Tant'è vero che molta gente... Sì, che la cardiospirina ha comunque anche i suoi effetti collaterali, però saranno pur pochi, ma ce li ha pure quelli. Cito questo, ho tirato fuori questo argomento perché nelle nostre varie trasmissioni, quando abbiamo fatto a me, prima di Natale, quella bellissima trasmissione con quei due testimoni, fortissimi, sull'artrite reumatoide, soggetti affetti da patologia mi citano, perché io prima di i farmaci che prendono, e molti prendono antiaggreganti, quasi tutti, perché la artrite reumatoide insorge in età non giovanissima, non è come la fibromialgia, e tutti prendono o antiaggreganti piastrinici o a peggio scoagulanti, no? Scoagulanti o peggio dei vasodilatatori. Proprio per la presenza massiva di antiaggreganti piastrinici, io non me la sento di modificare, e non è giusto, non è corretto, non è mio compito, identità di ruoli innanzitutto, di sostituire farmaci di quella portata al paziente che li sta prendendo. Però quelli che prendono la cardiospirina dicono,
bacipedra, cardiospirina, prenda pure Gimpen. E ho proibito l'utilizzo, ho sconsigliato l'utilizzo di Gimpen perché mi sembrava troppo inficiante, che andava a modificare magari dei valori che il medico ha bisogno o lo specialista di turno ha bisogno per valutare l'andamento circolatorio di quel soggetto, per cui chi prende vasodilatatori, chi prende antiaggregati, certo, ma di una certa valenza. Anche perché c'è un quadro piuttosto complicato. La patologia è di una certa, importanza, e quindi lì io ho detto, ho fatto il Ponzio Pilato, io non prenderei, non me la sento di consigliarvi l'assunzione del Gimpen. Anche perché è un anziano scoagulato, è un po'. Esatto. Un paziente però, con un quadro complicato. Tra i principi piuttosto attivi nei polifenoli ci sono tantissimi antiaggregati. Quindi parliamo di prevenzione, prima di arrivare lì. Allora, chi non ha patologie di questo tempo è bene invece anche di. Anche perché i segnali ci sono prima, Sì. Non sì, è che sì. Si arriva. I capillari che si rompono, E magari tu, ma cosa ho fatto? Mi sono svegliato con l'occhio macchiato di sangue. Oppure ogni volta che prendo contro qualcuno, mi dà un pizzicotto, mi si fa... Livido nero. È un segnale. Banale, molto semplice, ma è una cosa da prendere in considerazione. In questi casi il Gimpen va benissimo. Va benissimo, li difende tranquillamente e va anche a fare quella famosa coreografia olistica su tutte altre patologie, va a fare il famoso tagliando, restyling. Bene, adesso ci dobbiamo lasciare per qualche minuto perché abbiamo una pausa pubblicitaria. State con noi perché subito dopo affronteremo quali sono tra i polifenoli quelli che hanno una proprietà terapeutica antinfiammatoria più elevata. Quindi parleremo di queste malattie croniche infiammatorie. Va bene. Ne parliamo tra poco. Bene, tornati in studio, ovviamente quando c'è la pausa pubblicità per noi è un momento giusto per continuare a parlare con i nostri ospiti, ovviamente ora siamo con voi e continuiamo a parlare dei principi attivi terapeutici che sono contenuti in questa pianta. Mi piace premere su questo fatto, in un'unica pianta abbiamo tutte queste sostanze, a differenza di qualsiasi altro magari integratore che per avere degli effetti comunque similari sono costretti a dover prendere tante piante diverse e quindi il principio attivo contenuto all'interno è comunque inferiore. E non sappiamo come interagisce, se interagisce. Come interagisce, certo. Questo è un fito complesso naturale, cioè si è creato in quantità terapeutiche in una sola pianta. Esatto. Quindi lo ritroviamo, lo stesso principio, nella pastiglia che noi assumiamo durante la, proprio cura, tra virgolette, no? Che inizialmente la vedevo come una cosa arcaica, questa preparazione farmaceutica. So che voi farmacisti amate le preparazioni. Detto, no, perché adesso si parla di integratori che hanno medici, dei principi titolati, eccetera, eccetera. E noi qui invece parliamo di pianta tota, no? Pianta tota, 400 mg per caso di pianta tota, ma ho 400 mg di 800 principi attivi, mi sono spiegato, fra cui alcuni con dosaggio con valenza terapeutica, è molto meglio. Quindi ho cambiato. Beh, lei è anche docente di scuola di omeopatia, no? Sì. So che tra in tutte medicina, le piante, questa dove, come so che lei è innamorato, no, di questa pianta. Decisamente, ma tutte le piante d'appoggio. È quella che sta studiando di più, no? Beh, il marino mi ha fatto una mi ha chiesto una sua collaborazione, mi ha dato qualcosa, ma da lì, ma sa da già dagli studi, dalle prime letture della pianta madre mi era interessato. Ero incredulo, no? Quando leggevo le testimonianze mi faceva leggere e cercando di trovare spiegazioni e infatti l'appetito è venuto mangiando perché è praticamente 6 mesi che appena posso vado a cercare, vado a documentarmi, cerco di trovare, sto interessando anche degli altri addetti ai lavori che sono rimasti a loro volta. Io sono partecipato
a un congresso di fitoterapia un mese fa, ho conosciuto due illustri esponenti della fitoterapia italiana e che proprio li ho avvicinati e sono rimasti decisamente colpiti, però devo darle adesso delle valenze scientifiche un momentino più concrete e spero di averle dal professor Lucini, che invece è un chimico, perché loro sono farmacologi e quindi mi aiuteranno a capire meglio quali di questi principi possono e quali sono, magari sono talmente bravi, talmente preparati questi personaggi che ho incontrato, che saranno anche in grado di dirlo, quei famosi principi attivi non presenti in maniera, tra virgolette, in valenza terapeutica, possono essere la freccia. Questo è il prossimi mesi sarà mio interesse. Ne ho parlato con Marino, lui mi lascia fare questo percorso e se ci riesco, nella prossima inverno, spero di portarvi, di avere questo tipo di risposta, perché la cosa diventerà sempre più importante con una valenza curativa. Ecco, tra le caratteristiche di tutti coloro che prendono questa pianta c'è il cosiddetto effetto antinfiamatorio, no? Sì, perché... Questo è dato da una sostanza particolare, tra un mix di sostanze, ma mix. Tra queste... No, perché gli stessi flavonoidi sono degli antinfiammatori. Le saponine. Ma le saponine, perché le saponine, presenti fra l'altro in quasi tutte le piante adattogene, è una pianta adattogena molto più conosciuta perché ha avuto più successo di letteratura, molto più successo per... è ginseng, non ginpeng. A me, io l'ho assunto, sono stata malissimo. Ecco, per il ginseng è dato una sorta tant'è di... vero che alcune saponine del ginseng sono diventate stereotipabili e anche saponine che il cromatografo ha individuato nel ginpeng la chiamate ginsenosidi, non ginpenosidi, perché è un ginsenoside che è presente anche nel ginseng. Comunque queste saponine hanno una proprietà, saponine, no? Saponificano, no? Sono sostanze che degradano, non rimangono tali una volta assunte e hanno, secondo la loro reattività, possono scomporsi, esterificarsi, il termine nostro che utilizziamo, in glicosidi steroidei, in glicosidi terpenici, in glicosidi cianidrici. E fermiamoci i primi, glicosidi steroidei vuol dire, certo, che hanno una struttura steroidea. Struttura steroidea vuol dire una struttura cortisono simile. Ecco perché da cui esce la valenza terapeutica per malattie importanti come l'artrite reumatoide, abbiamo avuto le risposte positive. Perché sicuramente questi glicosidi steroidei hanno un'azione cortisono simile e il soggetto dice e quindi ha ridotto o ha potuto permettersi di ridurre in alcuni casi, ripeto, l'assunzione dello steroide chimico, del cortisone chimico. Ma anche negli stessi polifenoli, alcuni flavonoidi sono conosciuti come con notevole proprietà antinfiammatoria. Ho citato gli antocianidi, ma anche che hanno quell'azione non sulle prostaglandine, che è la fonte di infiammazione, ma anche sulle ciclossigenasi, sono enzimi particolari che determinano stadi infiammatori. Ma anche i tirosoli, oltre che sono dei... Ecco, gli antocianidi, i tirosoli non ci sono, carotenoidi, lignani, non sono citati, quei glucosani, isoflavoni non ci sono. I tirosoli presenti in tre, per esempio il professor Lucini ne ha evidenziato quantitativamente, sono 3 grammi per chilo e 3 grammi per chilo le garantisco è una bella quantità, infatti lui li considera, pur essendo un chimico, prodotti con potenziale valenza terapeutica. E i tirosoli hanno chiarito che possono prevenire
non curare l'insorgenza dell'artrite reumatoide, oltre che essere degli ottimi i tirosoli, degli ottimi prodotti per regolare il metabolismo glucidico e anche per migliorare la pressione sanguigna e per evitare l'insorgenza di neoplasie come la neoplasia che colpisce molte donne, il carcinoma della mammella o la neoplasia del colon. Questi sono studi che però non sono stati fatti per i GIMPENT. Sì, però si è visto che questi sarebbero i lignani, giusto? Che no, hanno... i tirosoli. Ah, i tirosoli, perché i tirosoli. Io se non ricordo male, anche tra i lignani c'è questo, hanno fatto degli studi in vitro. Anche i lignani, sì. Di antitumorale, dove c'è l'inibizione dell'attività tirosina e chinasinica delle... Sì. I lignani sono gli ultimi. Cellule tumorali epiteliali del seno. Certo. Riduzione della proliferazione cellulare e controllo anche in questo caso dell'apoptosi. Esatto. Perché? Perché inibiscono l'angiogenesi. Ci sono molte sostanze vegetali che hanno questa proprietà. Molte di queste sostanze sono presenti nel ginseng attraverso questi metaboliti, presenti fra l'altro in quantità importanti, oserei dire, considerate dosaggi terapeutici, in fitoterapia sto parlando, non in medicina ufficiale. Quindi ritornando ai, come si dice, ai fitosteroli, sì. Tra questi ci sono anche i lignani. Sì. Cosa sono i lignani? Cioè dove vanno sono a agire? Sono dei fitoestrogeni. Pensi che ah, io dei fitoestrogeni? Io ho conosciuto, ho incontrato, non con i ginseng, ma con i lignani, perché tra le altre cose mi capita di scrivere qualche articolo e mi ricordo che volevo scrivere una ho scritto un articolo sulla menopausa, sulle varie affezioni e i prodotti che possono essere utilizzati in menopausa. Tutti conoscono gli ormoni fitoestrogeni della soia, adesso i fitoestrogeni del trifoglio rosso, ma stanno uscendo dalla discorrea villosa. E ho trovato anche dei lavori clinici sui lignani, infatti sono dei fitoestrogeni, non sono fitoestrogeni, sono dei polimeri. Quindi mi scusi, se io hanno prendo il ginseng perché ho l'artrite reumatoide, o perché non sto bene, avrò effetti positivi anche in caso di menopausa? Cioè avrò ma non ci sono solo i lignani che l'aiutano la menopausa, ma un po' tutti i polifenoli fanno parte, molti polifenoli sono presenti in molti integratori, lei citava prima quando fanno varie mescolanze, per fatti o costruiti per combattere la sindrome menopausalica, che è una sindrome con parecchie sfaccettature, parecchie problematiche. La donna è molto sfortunata in questo senso, perché la sindrome menopausalica le cambia la vita. È un passaggio particolare che la donna affronta nell'arco della sua vita, di solito avviene a metà strada e non quasi sempre chi le sta vicino non comprende questa sindrome, perché noi uomini abbiamo la 10 anni dopo andropausa che viene, che è 10 anni dopo, anni. E quindi non coincide con la fa bene anche all'uomo in questo caso, certo previene i sintomi. No, ma per l'uomo ha altri problemi, perché lì gli ormoni maschili sono diversi, anche noi siamo dotati di estrogeni, però l'ormone fondamentale che è dell'uomo è il testosterone e quindi tutte le problematiche dell'andropausa sono imputabili a una carenza, a una diminuzione di questo ormone. Poi, tra le funzioni dei lignani, però, anche che ha ne avevamo parlato, scusi, adesso mi è venuto in mente, dell'ossido nitrico. Che ha questo che effetto. C'è una saponina, che c'è un lavoro che ha evidenziato che stimola una reazione biochimica tra due aminoacidi, la prolina e adesso... qual è il risultato? Che sviluppa l'ossido nitrico, che migliora la funzionalità erettile dell'uomo. Sì. Quindi diciamo che chi
insomma, non bisogna sottovalutare neanche queste cose. Certo, perché ma è infatti, tra gli effetti benefici. Ma infatti io ho concluso, non potevo, dovevo scrivere tantissime pagine, ma l'articolo così divulgativo, no, che ho fatto sul Gympen è questo benessere generale, no? Eh sì. Che magari per la ma donna tutti, ma tutti potrebbero prenderlo, tutti. Si ha con magari meno sintomi evidenti, diciamo, che della menopausa, e per 40 l'uomo anni, si ha più vigore. Dal compimento del 40° anno fino alla fine, il Gympen è un prodotto che dovrebbero prendere tranquillamente tutti, magari chi non ha problemi in maniera integrativa, quindi preventiva, cicli terapeutici. Chi ha affetto. Però io penso che chiunque abbia un po' di dolori, cioè che si sveglia la mattina con mal di spalla, mal di schiena, mal alle ginocchia, semplici dolori, cioè senza per forza avere la patologia conclamata. Sì. Perché quando c'è la patologia già completa. Ma quando c'è la patologia conclamata, io infatti mi hanno telefonato parecchie persone, non dico molla a nessuno, ho mai detto di mollare il protocollo terapeutico, ma di aggiungere al protocollo terapeutico e poi eventualmente scalare. Eventualmente sì. Ovviamente bisogna essere seguiti da un professionista. Mi sono comportato così e dirò che sono abbastanza. Il fai da te, sì. No, è per questo che noi tendenzialmente spingiamo il cliente ad andare ad acquistare il Gympen nelle farmacie, semplicemente perché il farmacista è comunque una persona propensa a dare delle informazioni, un aiuto informativo migliore sicuramente all'utente, alla persona che in quel momento ha bisogno. Quindi il Gympen, nelle sue formati 120 e 30 o di Anid, i nostri prodotti comunque vengono venduti nelle farmacie, anche erboristerie per intenderci, per anche questo motivo, perché noi consigliamo comunque, vai in farmacia, comunque chiedi al tuo medico nel caso. Siamo fortunati che incontriamo il dottor Schiavo, che è anche medico omeopata, docente. Non a caso, vedi, non a caso. Quindi, che in quel caso diciamo, è una cosa molto importante, noi teniamo. Un impegno, vedi, anche questo impegno che così fortuitamente ho incontrato, però mi ha galvanizzato e continua a farlo, perché fa parte forse della mia indole, no? L'argomento mi affascina, e ecco perché c'è un grande vantaggio, diciamolo ad alta voce, l'assunzione di questo integratore non dà effetti collaterali. Gli ho detto, gli unici effetti collaterali che può avere non sono neanche effetti collaterali, ma sono effetti che vanno a modificare determinate situazioni, perché il soggetto prende dei farmaci, no? Che già di per sé hanno una loro azione, e l'aggiunta dei famosi antiaggreganti presenti in maniera importante, non uno, ce ne sono più di uno, nel Gympen, possono modificare i valori biomorali, che devono essere poi controllati dal medico terapeuta di turno, reumatologo piuttosto che internista, piuttosto che cardiologo, anzi soprattutto cardiologo, che ha bisogno di tenere scoagulato il soggetto già colpito da infarto del miocardio, già colpito da ictus cerebrale lì le cose bisogna stare molto cauti. Ecco, leggevo qui che gli ignani sì. Comunque vengono trasformati dal microbiota intestinale sì. In metaboliti attivi e si ritrovano facilmente chi li assume nelle urine. Certo. Come mai? Ma perché vengono espulsi. Vengono una quindi volta. Quindi è per questo che, cioè nel senso, Dica. Se vengono trasformati dal microbiota intestinale, è per questo che abbiamo un miglioramento anche sì, della prostata. Perché tra le varie testimonianze, certo. Tra i vari pazienti che abbiamo anche ascoltato e tra i quali riceviamo le testimonianze, c'è proprio il fatto del miglioramento certo. Anche dell'apparato digerente, insomma, sì. dell'evacuazione. Sì. Cioè, esatto. Quindi si risolve un pochino la stirpe. Certo. Vede, uno ci arriva anche, ma provando l'assunzione di questo chiamiamolo integratore. Pianta, fitocomplesso. Sì, questa pianta, perché noi la diamo, loro la danno in maniera tot. E mi piace molto, molto, ripeto, questa proposta che prima inizialmente, ma adesso ne parliamo, poi lo modifichiamo, andiamo a titolarlo. Cosa titolo? Come faccio a titolare quel po' di roba che mi ha dato il professor Lucini? È impensabile. Infatti, il primo incontro che io ho avuto, mi ha detto, non ci pensiamo neanche, nessuno è in grado
di dirle questo, togliamo questo, è difficilissimo, anche se adesso la strumentazione farmaceutica, ci sono dei processi molto particolari, potrebbe farlo, ma andremo a perdere. Certo, perché il famoso la sinergia. Bravissimi. Perché se dovessimo. Certo. Bravissimi. Beh, l'hanno provato anche, non so, quella cannabis, no? Togliere, fare certo. Il farmaco dal cannabis. Non è. La pianta è valida nel suo insieme. Ma si hanno degli effetti collaterali molto. Cioè, la natura è molto precisa, certo. E si sta malissimo. Se lo si assume in maniera con fito complesso naturale. È un'altra cosa. È un'altra cosa. Sì, perché se anche noi dovessimo estrapolare un domani, dico, fare un prodotto, seppur concentrato di soli polifenoli o di soli fitosteroli, non è assolutamente detto, anzi sarà più facile il contrario, che si ottengono dei risultati positivi. Risultato. Sicuramente. Perché la forza che diceva prima il dottor Schiavo è la sinergia, il fitocomplesso, quindi tutto il complesso dei fitosteroli, tutto il complesso dei tutte le molecole, i metaboliti presenti nel ginpeng, di cui oggi ne siamo a conoscenza rispetto a tanti anni fa. Io proprio perché faccio l'omeopata, il rimedio base dell'omeopatia è la tintura madre. E nella tintura madre, che è una preparazione da pianta fresca, come neanche essiccata, il ginpeng è stato essiccato e disinfestato. La tintura madre omeopatica non ha neanche, non subisce questo processo. La pianta è raccolta nel suo stato balsamico, nel stato migliore di maturazione, stato balsamico vuol dire questo, e è messa a macerare a freddo. A freddo proprio per mantenere, essere sicuri che di quella pianta abbiamo il principio attivo ormai conosciuto, valeriana e valerianati, per esempio, cito, ma anche tutto il complesso della valeriana. Quindi anche la medicina omeopatica ci ha insegnato, no, cioè tra tintura FU, come noi addetti ai lavori farmacisti, farmacopea ufficiale e TM, tintura madre, c'è l'abisso, perché nell'FU è stata la macerazione, non è più a freddo. Ma questo è un fitocomplesso, no? Questo è un fitocomplesso, sì, ma io ho fatto questo esempio per citare e valorizzare il senso del fitocomplesso. Tutti quei prodotti in cui è mantenuto o si riesce a mantenere il fitto complesso, sono prodotti ad alta valenza. Chiamiamolo salutistica, non diciamo curativa. Non con facciamo due l'imbonitore. Capsule al giorno io ho l'effetto terapeutico, complessivo, sì. Di beneficio sulle varie, sì, patologie che abbiamo, esatto, accennato. Anche, ecco, non abbiamo detto l'asma, la bronchite. Visto che è stato questo, cioè, no, per esempio, I 1200 mg l'avevamo stabilito per avere un parametro, però io sono passati 6 mesi, ormai ci siamo conosciuti, ci siamo incontrati, parlo con questa trasmissione a novembre, siamo a maggio e molti miei... poi clienti, diminuiscono, no? No, stanno continuando. Quando stanno bene... Io glielo ho fatto gliel'ho abbassato. Quindi no, sì, è una sì, ma dovevo avere un parametro, certo, una valenza stereotipabile, perché in modo per capire. Normalmente bastano 40 giorni, perché bastano, non perché guariscono tutti, perché in 40 giorni capisco o se sono di qua o se sono di là, se sto meglio vado avanti, se non sto meglio, per carità, vuol dire che la patologia ha bisogno di altri chiarimenti, ha bisogno di altre valutazioni e magari bisogna continuare con le altre terapie o con altre scelte terapeutiche. E quindi ricordando, con due capsule al giorno l'effetto terapeutico, no? Tre capsule al giorno. Posologia e tre capsule al giorno. Tre capsule. Ci sono situazioni dove magari il medico, chi per il medico a seconda di quello che è il farmacista, per dire, consiglia anche quattro, dipende poi da cosa, sì, deve. Per esempio, se c'è il momento attivo della, esatto, patologia, dipende. Allora poi magari in quel caso andando, bisogna. Ma io sono conseguendo si può anche ridurre. La copertura, vabbè, sì, sta dicendo una cosa correttissima. Anche perché, ecco, vediamo questo esempio, non danneggiamo, abbiamo questa sicurezza, che non è una sicurezza da poco. Se invece dovessimo prendere
è un prodotto cortisonico che io ho in una testimonianza, cioè una cliente ha provato il ginpen in una fase estremamente acuta e di quale patologia? Sì, ma lei una testimonianza non, ma gli ho detto guarda che secondo me dovrà farsi vedere, e anche il reumatologo l'aveva in cura, che prima ha accettato. E anche perché quando un corpo ormai è totalmente danneggiato. È salito a dosaggi inverosimili, ho detto no, guarda che non si può rincorrere. La macchina è scassata totalmente. Cioè... Di cortisone, non di ginpen. È partito da 4 mg, è arrivato a 16 mg, poi è arrivato a 24 mg e ho detto signora, vuole un mio consiglio, si fermi, trovate altre soluzioni, fate altri tipi di valutazioni. Ora signora, insomma, non le ho detto cambi medico, ma no. Bisogna capirle, l'invito. Perché dosaggi importanti di farmaci molto importanti e fondamentali come il cortisone, bisogna andare molto cauti, molto 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 cauti. Bene, allora dobbiamo trarre un pochino le conclusioni di questo discorso, della puntata di oggi. Voi comunque state sempre continuando con questa ricerca, so che volete fare dei protocolli anche con dei medici, li avete già fatti in passato, in passato con degli già ottimi fatti, risultati, mi diceva anche il dottor Schiavo che ci sono degli sportivi che hanno degli effetti molto notevoli, positivi. Molto positivi con la gonartrosi e con la ricrescita della cartilagine. Cioè, addirittura non lo sapevo. Allora, questo lo dovete nel senso valutare a livello clinico con l'esame, ma a livello di sintomi non hanno più dolori. Sono felicissimi, felicissimi, gente giovane. Dunque io ne ho 44 persone, ma ti fanno un'attività motoria molto. E che presumo prima magari prendevano degli antinfiammatori? Si erano costretti. Ah, ecco. Perché si erano bruciati. Invece? Sono due maratoneti e che avevano sospeso l'attività, un pugile e un personal trainer. E quindi hanno fatto l'assunzione del ginpent? No, la risonanza magnetica a cui tutti si sono sottoposti aveva evidenziato una gonartrosi importante con un netto calo, nonostante l'età giovanile, della cartilagine articolare, dell'articolazione gonartrosica del ginocchio. E gli ho detto, ascolta, vuoi provare uno? È partito uno, poi c'è stato il Perlana, passa parlora, e adesso sono già, tutti sono al secondo flacone, anzi hanno iniziato il terzo flacone. Quindi diciamo il terzo, e io l'ho fatto abbassare. Terzo mese, secondo mese, terzo mese di cura? 40 e 40, 80 sono nel 100, su 120 quanti mesi sono? 4 mesi. Quasi 4 mesi, ma a questi per esempio ho fatto ridotto la posologia, prendono 2 al giorno. E cioè i sintomi sono scomparsi, i dolori? Loro stanno benissimo. Quindi hanno potuto riprendere l'attività? Tutti hanno preso l'attività e adesso vogliono, vorrebbero vogliono farlo provare anche loro. Con l'assunzione di antinfiammatori? Niente, loro prendevano i soliti prodotti che la medicina propone, gli zuccheri, la glucosamina, condroitina, il collagene, prendevano. E all'uopo, quando avevano male, anche gli antinfiammatori. Gente giovane, quindi rispondevano già. Però adesso, prendendo un prodotto naturale, sono ben felici. Oltretutto, adesso sono tutti in attesa. Io ho detto, non voglio che facciate il controllo, aspettiamo, come del resto è stato fatto nello studio. Comunque l'avete già fatto nell'ospedale anche questo. Sì, loro l'hanno già fatto. Quindi avevate ottenuto risultati. Io voglio eccellenti. Essere sicuro e ho detto, andiamo avanti fino a fine estate, poi facciamo i controlli e magari se riprenderemo... L'estate poi è il periodo clou. Se riprenderemo a parlare di questa pianta, se passano l'estate vuol dire che funziona bene, perché di solito ci si massacra, no? Certo. Con competizioni, queste sono maratoneti e il clou si raggiunge proprio in questo periodo dell'anno. Il maratoneta si fa del male alcune volte, perché sono atleti splendidi, io li chiamo gli atleti poveri. Poveri perché non occorre grossi molto, sacrifici, però poveri sì, in questo senso, poveri buoni,
parlo bene, e quando alcune volte vanno oltre loro non se ne rendono conto, le loro possibilità fisiologiche, e pagano fior di... No, anche trattamenti medici, sì, no? Per poter andare avanti. Sì. Allora, l'ultimo, visto che è sera, uno degli effetti benefici, ce l'hanno raccontato anche i testimoni che sono stati qua, è il sonno. Migliora anche quello. Certo. E soprattutto si sinergizza. Allora, diciamo che l'apparato intestinale e il sonno sono forse i due... l'umore... sono i parametri, quelli fondamentali, ecco, no, me l'han chiesto, sul per sistema... stabilire la qualità della, diciamo, vita. Della vita, o comunque la salute di una persona. Certo. Cioè, se manca solo uno di questi, vuol dire che c'è qualcosa che non va. E molto spesso chi ha patologie varie non dorme, o fa fatica a scaricarsi, perché magari soffre di stipsi o di rallentamento intestinale, o anche di disbiosi, quant'altro, oppure dorme non bene. Certo. E invece qui abbiamo... No, anche... ma l'Ambra Pharma, e Marino, nella persona di Marino, probabilmente consigliato quando ancora non ci conosciamo, ha fatto due cose interessanti che lì per lì non li ho dato subito un bel voto, però adesso mi piacciono, perché uno è il gin pent con valeriano. Sincero, proprio. Deve prima testare, prima di poter... Bene, io pretendo questo dove lui... E gin pent stress. Uno è stato addizionato con valeriana, è quello del sonno, e l'altro, e loro non, e l'altro con passiflora. Ma anche chi lo prende normale ha sentito che ha un sonno migliore. Sì, ma allora, consiglietto, adesso che ne so, mi sono documentato. Il gin pen notte con valeriana, no, è per chi fa fatica a addormentarsi, per chi ha problemi di sonno, quello che è molto presente. Il ginseng stress, invece, per quello che si sveglia. Oh, già, ci sono ansioso. I disturbi. Esatto. E allora deve prenderlo durante il giorno. La passiflora incarnata, certo. Certo. Ma vede che qua è il consiglio giusto. Qui arrivo io. Esatto. Allora, mentre il gin pent con valeriana lo faccio prendere prima di cena e prima di andare a letto. 1-2, dipende, 1-1. Il gin pent stress, questo, con passiflora, lo faccio prendere già alle 10 del mattino. Prima, ovviamente, basta fare una breve indagine o un esame di coscienza. No, quello che si alza alle 9 incomincia, oppure va in ufficio e già 3 telefonate, 2 le segretarie che li devono far firmare, sia la segretaria oppure prima accompagnato il bambino a scuola, poi dovuto andare di là. Certo. Ce ne sono di questi soggetti, no? Quella cosa bella che questa pianta, vabbè, a prescindere da voi che siete bravi, che avete anche poi studiato, secondo se uno magari ha più patologie coronariche, cioè nel senso delle cardiocircolatorie, esatto, o legate al sonno, questa pianta di per sé è fenomenale, sì, di suo. Cioè, è nel senso, dopo, potrebbe, si fa magari l'aiutino in più, potrebbe la sinergia in più. Certo, anche però, il gin pen normale. Poi, anche perché i signori che c'erano qua... prendeva quello normale. Certo. Beh, 12 anni, no, che ma diciamo che si era addormentata lei. La forma migliore è gin pen azzurro, il puro gin pen, che non ha alterazioni, non ha minimamente. E anche perché lo mettiamo alla prova, no? È quello che ci dà l'ago della bilancia di tutto ciò che stiamo dicendo in queste varie trasmissioni. E io ho preso atto di questa cosa con molta soddisfazione e stimolo a proseguire le mie ricerche, le mie voglie di imparare e di saperne di più. Bene, perché mi soffermo ancora 2 secondi sul fatto di dire, chiedete magari se c'è possibilità, andate, certo, in farmacia, medico, perché in farmacia ovviamente si trova anche c'è. In erboristeria, è giusto il prodotto, assolutamente, può essere ordinato in qualsiasi nulla, parte, chiaro, io dico farmacia, ma in realtà sì, però sì. Chiaramente, se avete un consiglio magari dell'esperto, con le spiegazioni uno rimane più soddisfatto e accetta anche chi vuol provarlo, lo prova con più sicurezza, è vero, con più
cognizione di Beh, causa. C'è un esperto che comunque gli dà delle nozioni maggiori su come assumere il ginpente, come ha appena accennato il dottor Schiavo in questa trasmissione. Poi quindi si sente sicuro. Si sente sicuro, o perlomeno sa cosa sta facendo e perché. Può anche essere magari che nel mentre si sta parlando col farmacista il ginpè può essere non faccia il caso suo, perché magari in realtà non ha nessuna attinenza. Devo dire, per mi permetto un po' di vanto, trovo difficile, perché il ginpè in realtà copre un largo spettro di situazioni patologiche che può diciamo tendenzialmente risolvere. Quindi io mi permetto di suggerire a chi avesse bisogno di andare in farmacia e consultarsi con un medico, quale fosse il dottor Schiavo, per avere approfondimenti e con medico una maggior conoscenza. Medico farmacista. Pardon, giusto. Naturopata. Via. Omeopata, è anche docente, sì, quindi chi più ne ha. Nel senso, vabbè, sarebbe il massimo, no? Ma io tutti, quando ho iniziato nel lontano primi anni dell'80, sì. Era un po' in viso, vero, dalla classe dei farmacisti. Sì, sì, sì. Ho creato, sono tra i creatori dell'Associazione Omeopatica Bresciana e mi ricordo che volevo chiamarla Associazione Armonica, perché secondo me, e oggi più che mai ne sono convinto, un bravo terapeuta medico dovrebbe conoscere un po' tutte le tecniche, no? E valutare se per quella patologia è il caso di utilizzare l'ayurvedica, l'omeopatia, la fitoterapia, per curare nel mio l'agopuntura, tutte le tecniche terapeutiche, l'oligometalloterapia, sono tantissime bioterapie, una gemmoterapia, che è una fitoterapia un po' più particolare dello sviluppo della pianta allo stato gemmologico, allo stato anzi meristematico, meristema si chiama la gemma, la pianta giovane, la pianta fresca della pianta, perché proprio nella pianta giovane ci sono dei principi che poi scompaiono, come noi, no? Da giovani abbiamo certo. Determinate e poi man mano che la nostra vita va in età adulta ci modifichiamo, no? In giovane avevamo delle cose che adesso non abbiamo più e molti di noi lo sanno questo. È verissimo. Allora, beh, basta pensare alla fecondazione, no? Alla, certo. Cioè alla capacità della donna di esatto, produrre... Esatto, l'età fertile, l'età non fertile. Fertile. Esatto. Allora, adesso io vi ringrazio, se avete qualsiasi dubbio, chiarimento o cose da chiedere o comunque... No, ma noi andiamo avanti con le ricerche, lo non so, ci lo fermiamo, so, ormai ho preso questo ricerche. Uomo, è diventato ogni tanto di telefono... Io sono riuscito a incuriosirlo, adesso lui mi sta girando la frittata, adesso è lui che sta sempre più incuriosendo, ma è dopo un approfondimento, quindi poi questa analisi... Vedremo che cosa succederà nel corso me lo di auguro, estate. Me lo auguro di cuore. E se ci sono delle testimonianze, mandatecele, perché magari qualcuno... Certo. So che parecchie le mandano voi, quindi magari le condividerete con noi. Allora, per qualsiasi informazione potete contattare il sito internet che state vedendo in sovraimpressione, che è ambrogioitalia.com, potete mandare una mail a info@ambrogioitalia.com, il telefono è 030 90 62 85. Trovate comunque tutti i riferimenti sul nostro sito internet per poter recuperare diciamo, i nomi degli ospiti che sono stati qui questa sera, la nostra pagina Facebook e anche su YouTube, potete rivederla in qualsiasi momento. E, ultima battuta anche con lei... Nulla, io spero di essere stato utile sempre più, perché comunque queste ricerche che stiamo facendo portano ad altre sempre più accurate ricerche, perché tutti i risultati che portano incuriosiscono e ci portano sempre a cercare di scoprire sempre più situazioni che si trovano all'interno di questo prodotto, della pianta ginpente. Credo, se va come sembra, non ci sarà mai fine a queste ricerche alla fine, quindi e mi auguro sempre di portare avanti il tutto. Arriva con un po' da tutta Italia, giusto? Come, scusi? Arriva in tutta Italia questo prodotto. Tutta Italia, tramite la distribuzione. Ce l'ha, lo può ordinare. La farmacia nel caso in quel momento non l'abbia disponibile nell'arco della giornata stessa, come qualsiasi altro prodotto, lo può tranquillamente reperire. Ecco, mi preme dire, mi ha fatto bene a ricordarlo, che il ginpente ovviamente è registrato al Ministero della Salute e ha un suo codice ministeriale, quindi non ha nessun tipo di problema ed è da anni in realtà, non è da certo. Ieri, è da anni che e piano piano lo primo si sta facendo conoscere. Primo testimonial è stato il suo papà. Assoluto, ad oggi siamo qui.
Bene, io vi ringrazio tutti quanti per la vostra disponibilità e professionalità. Vi ricordo, grazie, buon proseguimento di serata e vi ricordo che l'appuntamento con il Laboratorio Salute ritorna ogni settimana, il giovedì sera e la domenica sera. Io vi ringrazio e buon proseguimento di serata con i nostri programmi. Grazie ancora, arrivederci. Grazie, buonasera. Arrivederci.